Ciao a tutti e bentornati sul canale, nuovo video What Diet in a Day. Oggi vi faccio vedere appunto quello che mangio. Iniziamo subitissimo dalla colazione. Ho deciso di preparare un bel frullato utilizzando l'avocado, la banana e i frutti di bosco. Utilizzare l'avocado all'interno dei frullati farà in modo che i frullati siano molto più densi e quindi è ottimo mangiare questi frullati insieme a dei cereali o dei biscotti, ve lo straconsiglio. Un bicchiere d'acqua, io utilizzo l'acqua per non utilizzare il latte. E voilà, il vostro frullato è pronto. Lo decoro con dei frutti di bosco, potreste utilizzare la banana o magari altra frutta a vostro piacere e dei biscotti e vi assicuro che è una colazione sana e golosa. Come ben sapete, io mi mantengo molto leggera, mangio soltanto il primo di solito. Sto preparando dei ravioli con burro e salvia e noci. Siccome all'interno dei ravioli c'è già della carne, mangio solo il primo ed evito il secondo, ma è una mia abitudine, ovviamente non vi sto consigliando di fare come faccio io. Merenda decido di preparare un budino con i semi di chia. I semi di chia insieme al latte creeranno appunto questo budino naturale praticamente, senza utilizzare la colla di pesce o altre schifezze. 2 cucchiai di semi di chia e mezzo bicchiere di latte o latte di cocco messo in freezer per qualche minuto. Vedrete che si creerà appunto questo budino. Metto all'interno di un piattino del cacao e poi il budino creato, vado a mescolare bene il tutto. Utilizzate il cacao zuccherato così sarà anche bello dolce. E decoro il mio budino con un po' di cocco grattugiato, delle fragole e delle banane. Vi assicuro che è buonissimo. Potreste aggiungerci anche della frutta secca, delle mandorle, delle noci, quello che preferite. Vi assicuro che è una merenda sana, golosa e nutriente. Potresti utilizzare anche questa per la colazione. Passiamo subito alla cena. Ho deciso di mantenermi super leggera. Questa è lattuga romana che vado a condire con Philadelphia, pomodorini, olive e dei semi di girasole. Secondo me questa è una cena per chi non vuole mangiare carboidrati, ecco, per chi è a dieta. È buonissima ed è una cena molto fresca, quindi secondo me è adatta soprattutto a questi periodi in cui inizia a fare caldo. Ve la straconsiglio perché è buonissima, provatela. Ragazze, questo è tutto, iscrivetevi al canale e guardate gli altri miei What I Eat in a Day. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su. Ciao, un bacio!